Questo è un progetto che coinvolge l'AGBE e per farlo utilizza anche i bambini, dei coetanei all'interno delle scuole. Una fiaba per i bambini in ospedale, la fantasia dei bambini. In questa occasione viene presentato il risultato. Qual è? Il risultato è un fantastico libro. Nasce con l'idea di relazionare i bimbi della scuola con i loro coetanei che stanno in reparto, che stanno lottando e in parte soffrendo, ma grazie a loro, grazie alle loro storie, al loro modo di fare, di essere, siamo certi, anzi la prova è proprio il libro che abbiamo realizzato oggi e che presentiamo, quello di poter dare una maggior forza a chi sta in reparto affinché possa affrontare o quantomeno lenire il dolore della giornata, quindi avere una chiave per evadere, per entrare in un mondo di fantasia realizzato da persone, da bimbi che hanno le loro stesse caratteristiche. Quindi questa è la grande connotazione del libro di oggi. Qual è stato il coinvolgimento dei ragazzi di fronte a un tema così delicato? I ragazzi sono stati entusiasti di poter dare un sorriso, un sostegno con i loro disegni, con i loro racconti, con le loro fiabe, le favole, e addirittura loro hanno anche fatto dei libricini in più proprio da donare alla casa dove questi bambini vengono accolti. E oggi stesso che c'è la premiazione sono contentissimi di poter essere presenti e di dare insomma il loro entusiasmo, la loro voglia di andare avanti, perché la vita tutti insieme può procedere con più serenità. È stata un'esperienza molto formativa, perché noi abbiamo fatto anche prima una visita all'AGBE, quindi si sono resi conto con diverse riflessioni che non bisogna dare nulla per scontato, quindi che ci sono dei ragazzi della loro stessa età che purtroppo si trovano a vivere un percorso diverso rispetto a loro, quindi sono stati veramente molto attenti. Il fine ultimo della solidarietà, dell'aiuto, è stato per loro penso molto formativo.